Amici di Canale Caccia, siamo giunti al terzo giorno di Caccia Village. Sono con Andrea Castellani, il padrone della manifestazione e mio carissimo amico. Ascolta, ti avevo annunciato che sarebbe stata una edizione record, tu facevi un po' gli scongiuri, ma come sai, ormai l'esperienza la vediamo. Siamo al terzo giorno, poi inquadreremo anche l'ingresso, un fiume di gente, finalmente Andrea siamo tornati alla normalità. Sì, c'è stata ieri tantissima gente, ma soprattutto l'entusiasmo, la bellezza. È stata una fiera divertente sia per gli espositori, per i visitatori, per tutti coloro che sono venuti, perché c'era tanta formazione, tante attività esperienziali come le linee di tiro, gli spettacoli, i grandi spettacoli del Caccia Village con Davide De Carolis e Raniero Testa. Abbiamo aperto la fiera con gli spettacoli dei nostri amici, che ti hanno portato anche un bel regalo dal Sud Tirol, facciamolo vedere perché sono spettacolari. Sono bravissimi, sì, e cioè una grande soddisfazione, ripeto, perché il format del Caccia Village, che esce un po' da quelli che sono i canoni fieristici, esatto, soliti, è un pochino più informale. Io dico sempre, è il villaggio dei cacciatori, si chiama Caccia Village perché questo è il villaggio dei cacciatori, dove gli stand sono delle case, gli espositori sono le nostre famiglie. Infatti qui espone la famiglia Blaser, la famiglia Beretta, Benelli, poi potrei citarli tutti. Sono oltre 350 le aziende presenti, oltre 1400 i marchi rappresentati. Quindi però il concetto è questo, è un villaggio dei cacciatori dove i cacciatori si sentono nella propria casa. Allora, c'è stato tanto lavoro, dato che abbiamo l'opportunità di essere dei partner della fiera, so tutto l'impegno che ci hai messo, so tutti i timori che avevi, perché chiaramente con questo periodo di pandemia hai lavorato veramente, veramente bene, fatelo dire, perché non solo la fiera appunto intesa come stand, ma la fiera che ha mille momenti di educational, mille momenti di spettacolo, questo format tra l'interno e l'esterno che è stato un coniugio che è sempre stato vincente per Caccia Village, ma quest'anno siamo andati oltre, perché finora noi raccontavamo anche davanti ai microfoni, questa era la fiera del centro-sud, no, questa oggi è diventata la fiera a livello nazionale, perché intervistando anche molte persone, vengono tantissime persone dalla Liguria, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, è stato un fiume di gente che è arrivata addirittura dal Piemonte, qualcuno dal Trentino, per non dire dei nostri amici che ci fanno compagnia alle spalle. Quindi vuol dire che c'è stato tanto tanto lavoro dietro, tanta passione e la proiezione per il futuro è una proiezione non solo rosea, perché anche le aziende stesse ormai la sentono loro, veramente. Quello che, la magia che è venuta fuori è questa, di riuscire a coinvolgere tutti gli elementi che ruotano intorno al mondo della caccia, con uno staff di prim'ordine, con i servizi che sono straordinari. No, ma questo, guarda, noi quest'anno abbiamo affidato la parte dei servizi, della gestione tecnica della fiera, allo staff di Umbria Fiere direttamente, e i risultati si sono visti. Bagni sempre puliti, dei servizi bar, bagni solamente per gli espositori, il ristorantino, bravissimi, Brado di Roma, che hanno ricreato il ristorante qua. Trovare il food in ogni angolo della fiera è stato uno degli elementi vincenti, perché chi è che arriva questa fiera la vive dalla mattina alla sera. Tante piccole osi con delle sedute, con degli ombrelloni che possono sembrare superflue, ma danno la possibilità al visitatore di potersi sedere, riposare, bersi qualcosa e poi tornare in fiera. Quindi c'è grande soddisfazione anche da parte mia, perché è una fiera che comunque viene organizzata da cacciatori, e quindi quando sei cacciatore, conosci i cacciatori, conosci anche le esigenze che hanno i cacciatori, quindi grazie Giuseppe, nel 2023 chiaramente miglioreremo. Sarà difficile, sarà una sfida, Andrea, perché veramente secondo me, allora, a parte che questo sarà di sicuro l'anno record, lui fa gli scongiuri, ma ve lo assicuro che sarà l'anno record di visitatori, ma migliorare un format già perfetto vuol dire veramente farsi venire l'idea, ma dato che tu delle volte non ci dormi la notte, sono convinto che ti inventerai qualcosa di nuovo per soddisfare ancora di più le esigenze di questo popolo meraviglioso che sono gli amici cacciatori. Grazie. Che
ci hanno premiato e si sono premiati con una giornata, addirittura molte persone vengono qui in fiera 2-3 giorni, sì, sì, perché per la prima volta ci sono stati tanti biglietti cumulativi, non era mai successo nelle 10 edizioni precedenti, per cui grazie, bene, grazie, le date del prossimo anno a questo punto. Allora, torniamo nel 2023 dall'11 al 13 maggio, noi siamo sempre a metà maggio, grazie a tutti e buon Caccia Village. Bene, grazie Andrea.